non ne capisco nulla di macchine, quindi perché hanno deciso di invitarlo, quindi un'anteprima che è quella lì. E ci siamo inventati un giochino, abbiamo cercato di capire. Diversa dal solito per raccontarci, per raccontare le automobili. In un modo diverso. In un modo diverso, veramente diverso. All'indomani, poi l'indomani. Ho fatto questo giochino, da che cosa vogliamo partire? Ci vuoi parlare delle caratteristiche di ognuna di queste macchine? Io non voglio annoiare. No, velocemente, infatti lo facciamo in modo un po' diverso. La moglie, Berta Benzi, il viaggio della storia dell'uomo, ha fatto una gomma, e spesso non si sa questo. Nel Novecento proprio vinceva tutto, lo chiamavano Mister Mercedes, lo chiamavano. Dico qua, se abbiamo messo delle rose sulle vetture, prego torna da me, è una supervalutazione. Sì. Quindi abbiamo la nuova classe A che è piccolina, sportiva, abbiamo il volume, abbiamo... Per una donna un po' più giovane, anche perché oggi con le donne e uomini se la giocano anche al volante. Lanceremo altri 12 modelli. Un momento particolare di mercato fino alla fine del 2015. Quindi la gamma si amplia veramente, come abbiamo detto, sicuramente, ecco. Il vostro sposo in un certo senso. Sì, sì, sicuramente. E l'ultima nata è la GLA. La pneumatici particolari? No, la trazione proprio integrale. Integrale, permanente, completamente fuori. Che è doppiato con una sorta di pendolo in organza ricamata, tutta sporca. È divertente questo gioco. Completamente asimmetrico, anche lì abbiamo GLA, la vedremo prossima settimana in anteprima, sì, assoluta, alla Fashion Week, la settimana della moda, dove è importante. Forse prima di parlare poi di ogni vettura vediamo un video. Sai cosa voglio dire? Che in ogni caso sarà anche anticonvenzionale, ma da base. Mercedes è da sempre legata al mondo delle donne. Il primo viaggio della storia è stato fatto da Berta Benz, la moglie del nostro fondatore. Il nome stesso Mercedes viene da una donna e poi l'amore delle donne per la prima generazione di classe A, soprattutto in Italia. Ecco, con la nuova generazione di vetture compatte noi andiamo a rinnovare questo amore. Oggi non più solo con un carattere, ma abbiamo la nuova classe A, compatta, sportiva. Già 30.000 italiani l'hanno scelta, la metà di questi sono donne. Poi abbiamo la classe B, monovolume, versatile, quindi molto spaziosa, ideale anche per la famiglia. La CLA contemporanea, una berlina ma nascosta, celata sotto le linee di una coupé particolarmente filante. E poi alle mie spalle la nuova GLA, il nostro primo crossover in 4,4 metri, tutta la nostra competenza nella trazione integrale, ovviamente quindi adatta in città e anche per una settimana bianca, per un viaggio. Veramente comoda, tanto spazio a bordo. Ecco, noi riusciamo a soddisfare tutte le esigenze e, come dico sempre io, se con la prima generazione di classe A siamo piaciuti tanto alle mamme, adesso con questa nuova gamma così ampia riusciamo a piacere anche alle figlie. La nuova GLA arriverà sul mercato a marzo, è già ordinabile. 4,4 metri, un crossover, quindi ha due ruote motrici, trazione anteriore e anche a trazione integrale, quindi ideale sia per l'utilizzo in città ma anche per i viaggi. Tanta flessibilità a bordo, il volume di carico più ampio della categoria, oltre 800 litri, e soprattutto tanta tecnologia per i motori di ultimissima generazione, due benzina 1.6 e 2 litri e soprattutto un diesel 2.100 in due varianti di potenza, da 136 a 170 cavalli. Tanta potenza, dicevo, ma anche consumi ridotti, riduciamo i consumi del 20%, riusciamo a fare fino a 23 km con un litro di carburante.
come pazzi. Quando ho ricevuto questo invito da Mercedes mi sono chiesto: ma perché hanno scelto me? Io mi occupo di matrimoni, non di motori. Ma poi ho riflettuto un attimo e ho detto: cavoli, ma una delle cose che chiedo io, Enzo, alle mie spose quando arrivano nel mio atelier è: come arriverai in chiesa? E loro mi dicono: in Mercedes. Non mi parlano di un colore o di un modello di una macchina, ma mi danno un timbro di eleganza, di raffinatezza, di buon gusto e di sicurezza. E questo credo che ci accomuni molto. Questa sera presentiamo quattro compatte destinate fondamentalmente al mondo femminile, e quindi questo matrimonio tra lo stile dell'auto e lo stile della donna, della sposa. Quindi quattro bellissime auto compatte femminile con quattro caratteristiche, le abbiamo declinate con l'abito, con la torta e con il bouquet, e scopriremo quali sono i punti di comunione.